Salve ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Il capriolo bianco fra miti, leggende e anche realtà. Oggi infatti in questo video vi mostrerò le prime immagini girate in Abruzzo di un capriolo bianco. Alcuni giorni fa un mio amico Alfredo Malavolta, che ringrazio, mi ha chiamato dicendomi che aveva avvistato un animale completamente bianco vicino a un bosco. Sono passati altri un paio di giorni e mi ha mandato delle foto di questo animale. Guardando le foto mi è sembrato subito si trattasse di un capriolo, anche lui in effetti pensava si trattasse di un capriolo. Allora ho spostato le mie fototrappole, ne ho prese 8, le ho posizionate in punti strategici, diciamo così, in punti di passaggio, e ne ho messa una anche in un boschetto dove pensavo che l'animale sarebbe venuto quindi a pascolare, diciamo. E così tanto ne è stato. Nel giro di 5-6 giorni sono riuscito a riprendere quelle che sono le prime immagini in assoluto in Abruzzo di un capriolo bianco. Si tratta di una femmina di capriolo che, a detta di Alfredo, ha anche un piccolo cucciolo, un bambi, che però è di colore marrone, quindi questo sta a significare che l'albinismo non è ereditario. Questo colore bianco viene dato dal fatto che il capriolo non riesce a produrre la melanina, quindi per una malformazione genetica, non riesce a produrre la melanina che è responsabile della pigmentazione marrone, della colorazione marrone della pelliccia dell'animale. Può sembrare una cosa molto bella vedere un capriolo bianco, ma per l'animale stesso invece è una cosa negativa, perché lo rende non mimetizzabile nell'ambiente e quindi più soggetto a predazione. Per questo fatto, infatti, tendenzialmente viene anche allontanato dai suoi simili, che cercano di evitarlo appunto per il fatto che, essendo molto visibile, può attirare i lupi e gli orsi e quindi altri animali predatori. Oltre al fatto poi che l'assenza di melanina rende l'animale molto più cagionevole, molto più delicato. Pensate agli occhi, infatti in questo caso gli occhi sono di color rosa e questo fa sì che l'animale sia molto più sensibile alla luce e abbia dei problemi a stare alla luce diretta del sole. E ora veniamo alla leggenda. Un'antica leggenda gallese dice che il capriolo bianco è l'animale che aiuta i morti a passare nell'aldilà, quindi che li accompagna nell'aldilà. E per questo motivo qualsiasi cacciatore che ucciderà un capriolo bianco verrà colpito da una maledizione. Questa maledizione dice appunto che nel giro di un anno anche il cacciatore verrà accompagnato dal capriolo nell'aldilà, quindi morirà. Va bene, adesso vi lascio in compagnia delle immagini, sono una ventina di secondi in cui appunto questa femmina albina passa nel bosco o cammina in questo boschetto, ma sono sufficienti per poterne ammirare la bellezza. Poi vi metterò anche un video in cui vi farò vedere la differenza di pelo fra un animale normale e appunto questo albino. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto vi potete iscrivere al canale di Fototrappole e Fototrappolaggio, lasciarmi magari un like. Se avete qualche cosa da chiedermi lo potete fare sotto nello spazio dedicato ai commenti, oppure mi potete scrivere una mail all'indirizzo fototrappolereview@gmail.com. Un saluto da Marcello e al prossimo video. Ciao!